Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. In questa lezione vediamo come possiamo sostituire lo zucchero, ok, il comune zucchero da tavola, saccarosio, nelle nostre ricette. In pasticceria sappiamo che ci sono quattro ingredienti fondamentali che sono farina, uova, zucchero e burro, i quali sono proprio la base di tutta la pasticceria. La farina insieme alle uova generalmente dà la struttura del dolce, lo zucchero ha potere sia strutturante, dolcificante, conservante e ha anche altre funzioni, dolcificante, e il burro generalmente si utilizza per dare maggiore friabilità, godibilità al palato e altre funzioni. Ad ogni modo vediamo lo zucchero, ok? Perché ogni ingrediente andrebbe approfondito. Lo zucchero può essere sostituito in pasticceria con altri ingredienti, ok? Polialcoli, dolcificanti, per chi vuole, necessita o ha proprio bisogno di ridurre l'apporto di zucchero. Questa non è una lezione se bisogna ridurlo o non ridurlo, ma è una lezione tecnica per farti capire come, se tu sei una persona sensibile al tema dello zucchero, bene, in questa lezione ti può essere d'aiuto per capire come poter utilizzare dolcificanti e sostanze, diciamo, alternative per poter magari ridurre l'apporto calorico, ridurre l'apporto di zuccheri. Allora, andiamo a vedere in pasticceria come è possibile sostituire lo zucchero. Allora, lo zucchero, ecco, partiamo da una cosa. Una persona mi ha contattato e mi ha detto: Andrea, ho fatto i biscotti della tua ricetta buonissimi con lo zucchero, ho provato a togliere lo zucchero, volevo farli senza zucchero, non mi è venuto. Assolutamente che non ti è venuto, perché lo zucchero ha un potere strutturante, cioè dà struttura alla massa, ok? Se voi lo togliete non avete più struttura, quindi non vi vengono le cose, ok? A parte la dolcezza, e quindi se è un dolce senza zucchero, cioè che non sa neanche di dolce, non è un dolce. Quindi non è solo il discorso della dolcezza, è il discorso della struttura, cioè manca la struttura per poter ottenere il prodotto, ok? Quindi, e non tutte queste sostanze che vi dico sono adatte a sostituire lo zucchero, cioè ogni sostanza è indicata per qualcosa di specifico. Infatti qui ci vuole molto studio e ricerca per capire come utilizzarli. Poi ovviamente questa sarà una lezione molto basica, molto breve, però ogni ingrediente poi bisognerebbe andare ad approfondire la materia. Ad ogni modo, i più comuni dolcificanti, polialcoli utilizzati per la pasticceria a basso contenuto di zuccheri sono maltitolo, eritritolo, sciroppo d'agave, inulina. Adesso li vediamo. Dolcificanti intensivi, oppure, ok, che praticamente sono senza calorie, sucralosio, aspartame, acesulfame, xilitolo, saccarina, sorbitolo, ciclammato. Allora, per la salubrità e quindi la parte salutistica, ovviamente questa non è una lezione di interesse nutrizionale, ok? Per quello bisogna andare dal nutrizionista e dal medico. Questa è una lezione tecnica, quindi sulla salubrità dei prodotti ovviamente ci sono ricerche, ok? Ci sono informazioni anche serie sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, e andate poi a verificare. Io vi dico la parte tecnica. E poi ci sono a medio e alto indice glicemico, che sono il miele, il malto di riso, il fruttosio, lo zucchero integrale, lo zucchero di cocco, lo zucchero mascobado e lo zucchero bianco. Allora, per prima cosa, chi vuole veramente ridurre l'apporto calorico o zuccherino a basso indice glicemico, il sostituto dello zucchero che a mio parere è migliore in termini di struttura anche che dà la massa è il maltitolo. Il maltitolo lo potete comprare anche su Amazon, Il maltitolo è uno zucchero che dolcifica il 75% rispetto allo zucchero normale bianco, quindi un po' meno, e ha un indice glicemico più o meno della metà, ok?
quindi ha un impatto migliore sulla glicemia. Il maltitol è molto buono, ad esempio, per fare pasta frolla, per fare masse montate, meringhe e varie preparazioni, perché il maltitolo a livello di struttura del dolce è veramente simile allo zucchero, quindi possiamo creare e rendere simile, ok, il prodotto che andiamo a ottenere, una ricetta comune di una pasta frolla, ad esempio la Milano, sostituendo lo zucchero col maltitolo otteniamo una pasta frolla con un più basso indice glicemico, poi ovviamente c'è la farina, eccetera, però riduciamo del 50% l'indice glicemico. Ovviamente il maltitolo, dolcificando meno, otterrete meno dolcezza in bocca, quindi può non piacere a tutti, ok? Però devo dire che è il più simile anche per fare le meringhe, masse montate, plum cake, eccetera. L'eritritolo, invece, è sicuramente il migliore perché ha praticamente tutti i parametri quasi a 0, a 1, a 2, cioè non ha bassissimo indice glicemico, praticamente non ce l'ha, calorie 0, quindi è veramente indicato per tutti quelli che non vogliono assolutamente toccare lo zucchero, ok? L'eritritolo, cosa si usa? Allora, pan di Spagna, anche qui masse montate va bene, ok? Dona una struttura un po' più soffice, un po' più leggera. Infatti, se voi provate a fare la meringa con l'eritritolo, non è che viene proprio bene, non viene bene. Mentre invece pan di Spagna, masse montate, ok, va bene. Non va benissimo per la pasta frolla, ok? Perché non dona molta struttura. Però va bene, ecco, ad esempio per la crema, ok? Sostituite lo zucchero normale con l'eritritolo e ottenete la crema pasticcera, ok? Il discorso cos'è? Il gusto. Se questo qui, il maltitolo, è dolcino, comunque abbastanza piacevole, l'eritritolo purtroppo sa un po', non è il massimo in bocca perché ha un po' questo gusto metallico, un po' questo gusto fresco, un po' strano. Però ad esempio per una persona che non può per necessità mangiare zucchero, potrebbe essere interessante, ok? Sostituirlo in una ricetta, ok? Sciroppo d'agave. Ah, ovviamente questi sono tutte sostanze che non bisogna abusarne, perché hanno effetti lassativi. Comunque, questo non vuol dire che allora facciamo tutta la pasticceria con queste sostanze perché fanno bene, no. Cioè, ovviamente bisogna sempre avere un equilibrio, ok? Allora, sciroppo d'agave. Lo sciroppo d'agave è molto buono, ok? Perché ha un basso indice glicemico, poi sostiene minerali, sostanze che comunque hanno un impatto abbastanza positivo. Ovviamente, per che cosa si può usare? Lo sciroppo d'agave, ad esempio, frullati, se ad esempio budini, panne cotte, chi non vuole utilizzare lo zucchero, ma anche per biscotti, e varie sostanze. Diciamo che lo sciroppo d'agave ha un impatto migliore ed è ottimo nella pasticceria cremosa, ok? Quindi io direi sui cremosi. E poi c'è l'inulina, ok? L'inulina è una fibra, un FOS, flutto oligosaccaride. È bifidogena, cioè è una sostanza che fa bene ai bifidobatteri all'interno dell'intestino, proprio a livello di benefici per l'organismo, e questo è riportato in qualunque ricerca. L'inulina infatti viene messa quando una persona ad esempio ha problemi di intestino, gli danno i probiotici e l'inulina, c'è dentro l'inulina, perché l'inulina fa bene all'intestino, cioè aiuta ovviamente in equilibrio. L'inulina però è un dolcificante, ok? Dove la possiamo mettere l'inulina? Allora, l'inulina, c'è ad esempio chi ha sostituito lo zucchero nel caffè con l'inulina. Ha un potere dolcificante molto poco, non è che dolcifica tanto, dolcifica poco, quindi non è che può essere un sostituto, però dolcifica. Interesse, che mi ha suscitato interesse, è i benefici sicuramente per la salute dell'uomo, ma ha un potere gelificante,
Quindi praticamente in tutte le paste frolle, masse montate, pan di Spagna, eccetera, ma soprattutto in quelle preparazioni dove vogliamo una struttura più compatta, ok? Perché l'inulina assorbe liquidi e forma un gel. L'inulina è adatta perché riesce a trattenere liquidi, a formare una massa vischiosa, ok? Quindi da struttura. Se voi volete ottenere una pasta frolla più plastica, più strutturata, mettete anche un po' di inulina. Ok, non tanto, ok? Ma possiamo dire dall'1 al 3%, ok? Però dipende anche che zuccheri usate. Ad ogni modo, l'inulina è molto buona come effetto gelificante e può essere messa in, esempio, l'inulina più maltitolo, inulina più sciroppo d'agave, inulina più eritritolo, può essere messa all'interno proprio in una piccola percentuale per stabilizzare il prodotto. Dolcificanti intensivi e senza calorie. Questi qui non hanno funzione di struttura, ok? Quindi, ad esempio, mi è stato detto, però ho usato il sucralosio, che il sucralosio, se non erro, dolcifica 1000 volte lo zucchero, ora non vorrei sbagliare perché non mi ricordo tutto a memoria, però ho usato l'aspartame, l'acesulfame, xilitol si trova nel dentifricio, la saccarina, il sorbitolo, che sono quelle pastigliette dolcificanti, che quelle confezioni che si usano a mettere nel caffè, ciclamato. Allora, queste sostanze, ok, a parte la salubrità, che non è mio compito dire se sono salubri, diciamo che queste sostanze non vanno bene per creare prodotti strutturati. Queste sostanze possono essere usate per dolcificare, frullati, se fate cremosi, budini, salse, ok? Ma non danno struttura. Quindi se voi li usate, dovete usarli solo per correggere, magari esaltare la dolcezza. Punto. Non hanno né potere anticongelante, non hanno potere strutturante, non hanno potere conservante, ok? Quindi queste sostanze io non le consiglio per creare una pasticceria, diciamo, senza utilizzare lo zucchero, perché non si riesce a ottenere buoni risultati. Per quanto riguarda invece medio e alto indice glicemico, ci sono sostanze come il miele lo conosciamo tutti. Il miele è molto buono perché dolcifica più dello zucchero, ok? Ovviamente non bisogna esagerare, perché il miele è ricco anche, c'ha un 20% di acqua e quindi all'interno porta umidità, quindi non bisogna usare. Però il miele può essere un sostituto dello zucchero, bisogna usarne un po' meno perché dolcifica di più. Può essere un sostituto dello zucchero, ad esempio il miele anche per fare, ad esempio, va molto di moda integrale e miele, quindi impasti integrale e miele, pasta frolla integrale con un pochino di miele, viennoiserie, quindi impasti sfogliati, miele e farina integrale e miele, ok? Dove vogliamo aromatizzare? Il miele si usa generalmente non molto negli impasti, però è molto buono, ok? Per poter dare dolcezza, ok? Dona umidità, ok? Ma non dona struttura, dona umidità. Malto di riso è simile al glucosio fondamentalmente. Il malto di riso a livello di struttura, perché lega l'acqua libera come il glucosio, quindi va bene per portare umidità e dolcezza. Anche questo, come il miele, sono sciroppi, quindi non danno una gran struttura anche qui alla massa, ma portano più che altro dolcezza. E anche qui si possono usare, ad esempio, per prodotti cremosi o in abbinamento. Abbiamo visto all'eritritolo, al maltitolo, se vogliamo abbassare un pochettino l'indice glicemico, perché ad esempio sono a medio indice glicemico e diciamo abbiamo più dolcezza, ok? E comunque sono meno a impatto, diciamo, sulla glicemia, meno sempre dello zucchero bianco, ok? Poi c'è il fruttosio, ok? Che tra l'altro il miele è fruttosio, ok? Però c'è il fruttosio, proprio il fruttosio, che qui invece lo zucchero integrale, ok? Ecco, il fruttosio possiamo dire che si può utilizzare anche
in maniera simile, ok, allo zucchero. Ovviamente per chi desidera un apporto calorico inferiore, questi dolcificanti sono sicuramente meno indicati che gli altri che abbiamo visto all'inizio, come il maltitolo, eritritolo, eccetera. Zucchero integrale, zucchero di cocco, zucchero mascovado è zucchero, ok? Semplicemente questa integrale c'è un po' la parte esterna, la melassa, ok, che dà un po' di gusto, colore, aroma. Lo zucchero di cocco generalmente che viene tirato fuori dai fiori, poi dei fiori di cocco, è molto aromatico, molto molto gustoso, ha questo ricordo fruttato, molto caramellato, nocciolato, molto molto buono, ed ha struttura più o meno come lo zucchero normale. E lo zucchero mascovado, che è proprio lo zucchero di canna, quello vero, zucchero panela, c'è anche. È molto buono perché dà una grande parte aromatica, generalmente molto grezzo, si usa ad esempio per fare anche questo brownie, per fare prodotti con un gusto un po' più accentuato sull'integrale. Generalmente questi prodotti si usano quando si fa un prodotto integrale, si usa zucchero integrale, zucchero di cocco, zucchero mascovado, per dare questa profumazione più caramellata, nocciolata, mandorlata, e come struttura sono simili allo zucchero bianco. Ok, e poi abbiamo visto lo zucchero bianco, che è il principe della pasticceria insieme a burro, zucchero, uova, farina. Lo zucchero è ovviamente sempre stato l'ingrediente principe in pasticceria. Ad ogni modo, andiamo a vedere un attimino quindi come possiamo sostituire lo zucchero. Cosa abbiamo capito? Che se vogliamo un basso indice glicemico nel nostro prodotto, andiamo a utilizzare più che altro questi ingredienti. Se vogliamo solo dolcificare, però perdiamo la parte strutturante, la parte soprattutto strutturante, ok? Quindi che dà corpo alla massa, utilizziamo i dolcificanti, ok? Però dolcificanti più che altro in salse, creme, cremine, cremosi, anzi i cremosi no, diciamo in salse, in dolci molto cremosi, ma tendente proprio a rimanere comunque molto blandi, ok? E poi invece questi che si avvicinano poi a un alto indice glicemico, medio alto, che sono il miele, famosissimo il miele, malto di riso e gli zuccheri integrali di cocco mascovado, che danno struttura, in parte danno una nota aromatica decisamente molto buona, e si possono utilizzare come sostituto dello zucchero bianco. A livello proprio di indice glicemico non cambia molto, tra lo zucchero, cambia quasi niente tra lo zucchero bianco e l'integrale, cambia la nota aromatica e la dolcezza, però a livello di struttura dona struttura. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda la pasticceria a basso contenuto di zucchero, abbiamo spiegato un pochettino come utilizzarla. Riassumendo, in linea generale vi consiglio l'eritritolo per chi vuole zero calorie o pochissime, una, due, ne ha proprio poche, e chi vuole un prodotto veramente zero zuccheri. Il maltitolo, che viene consigliato anche proprio per persone che hanno necessità di ridurre gli zuccheri, che hanno impatto della metà negativo sulla glicemia, quindi il maltitolo è molto buono. Abbiamo visto maltitolo dà più struttura, l'eritritolo è più soffice, ok? Lo sciroppo d'agave per cremosi e per frullati e tutti questi prodotti qui, e l'inulina invece come potere gelificante alla massa. Ovviamente come potere gelificante, poi qui bisognerebbe aprire un mondo, perché c'è un altro mondo che è il senza glutine, e lì bisognerebbe intervenire con sostanze, però lo vedremo in un'altra lezione, perché veramente ogni argomento, se si va in profondità, è molto complesso. Bene, ad ogni modo, questa qui era un attimino la lezione per farti capire che ci sono dei sostituti dello zucchero
e che ognuno poi sceglie come e cosa fare in pasticceria. Sicuramente la tradizione vince sempre, quindi il 90% dei prodotti in commercio sono con zucchero, ma c'è la tendenza ad andare su prodotti a basso contenuto, senza zucchero e ridurre l'apporto calorico. Ognuno sceglie cosa fare e ognuno sceglie cosa è più giusto per se stesso. Ad ogni modo, se sei interessato ai miei percorsi formativi, al momento abbiamo attivi due corsi, pasticceria lievitata e pasticceria da forno. Qui sotto trovi il link per vedere le mie masterclass gratuite e vedermi all'opera. Trovi anche il numero di telefono per contattare il mio centro assistenza per qualsiasi dubbio, problema o perplessità. Se non ti sei iscritto ancora al canale, iscriviti e attiva la campanellina e ci vediamo a un prossimo video dove ti parlerò sicuramente di pasticceria a 360 gradi. Ciao!